2 anni di pena per Pantaleo Daddato, accusato di omicidio colposo per la morte di Maria Dorotea di Sia. La Corte di Appello di Bari ha quindi scontato di 1 anno la condanna emessa dal Tribunale di Trani per il conducente dell'auto che nel 2014, sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcol, si è andato a scagliare contro un pilastro. Nel terribile impatto ha perso la vita la 25enne salernitana, originaria del Vallo di Diano e residente nel Golfo di Policastro. Da tempo la famiglia attendeva l'esito del processo d'appello dopo che la procura aveva presentato ricorso perché riteneva troppo bassa la condanna a 3 anni per Daddato. Lo sconto di pena ha colpito i familiari dell'artista salernitana, ad aumentare il dolore e lo sconforto, ma anche lo sgomento e la sorpresa di papà Donato e mamma Pietrina e il modo in cui hanno saputo dello sconto di pena, una lettera arrivata dagli uffici del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I familiari di Dorotea infatti da anni stanno lanciando appelli e chiedendo aiuti alle più alte figure politiche e soprattutto istituzionali. Tante le promesse, pochissime le azioni concrete, tranne quella della istituzione più alta in Italia, quella del Presidente della Repubblica. Rinnoviamo vicinanza e partecipazione, si legge nella missiva di risposta a una lettera del padre di Dorotea inviata dagli uffici del Presidente Sergio Mattarella. Al dolore per la tragica scomparsa di sua figlia, assicuriamo la costante attenzione del Presidente Mattarella per i temi evidenziati. In relazione alla sua istanza, da informazioni assunte, risulta che la Corte di Appello di Bari, investita dall'impugnazione, il 9 luglio del 2018 ha dichiarato l'imputato definitivamente responsabile dei reati, condannandolo alla pena di 2 anni di reclusione. Una sentenza non impugnata da nessuno e quindi divenuta irrevocabile il 24 di marzo del 2019. Due passaggi completamente all'oscuro per la famiglia di Dorotea di Sia, che pur si era costituita parte civile, ma la quale non è stato comunicato nulla, per problematiche che ovviamente dovranno avere una risposta. Non è giusto e ci ribelleremo, hanno riferito i familiari dell'artista